Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Puro Bio Cosmetics. Oggi siamo qui con Regina e con Tatiana e Regina ci mostra come realizzare questo bellissimo look. Abbiamo appena finito di realizzare la nostra base viso utilizzando ovviamente la tonalità più scura, più intensa del fondotinta Sublime, il numero 07. Abbiamo anche sistemato le nostre sopracciglia utilizzando gli ombretti bagnati e applicato il primer sugli occhi. Procediamo con il trucco. Come primo step vado ad utilizzare la matita nera classica creando una tridimensionalità esterna sull'occhio. Grazie a questo passaggio avrò la parte finale dell'occhio molto più intensa. Vado ad utilizzare l'ombretto numero 12 e 13 insieme e creare ovviamente la mia sfumatura nella parte iniziale del mio occhio. Utilizzo un pennello piatto per ottenere la massima concentrazione di colore. Ora giro il mio pennello al contrario e vengo dalla parte esterna verso quella interna con le stesse colorazioni. La parte centrale per il momento la lascio scoperta perché vorrei dargli un punto luce nella zona centrale dell'occhio. Usando solo il numero 13 vado a incorniciare la parte inferiore dell'occhio. Con le stesse colorazioni ma con un pennello diverso vado a creare la sfumatura esterna, quindi utilizzo un pennello rotondo, il numero 08, e tiro il mio colore verso le tempie. In questo passaggio cerco di unire la parte fissa superiore e quella inferiore. Il colore numero 12 lo vado ad appoggiare anche sotto il sopracciglio per ripulire un po' la zona e per dargli un punto luce opaco. Con l'ombretto nero, il numero 04, vado ad intensificare maggiormente la zona esterna. Ora andiamo ad utilizzare l'illuminante al posto dell'ombretto per illuminare appunto la parte centrale della nostra palpebra mobile. Questa tipologia di make-up è particolarmente indicata magari per gli occhi piccolini, per chi vorrebbe allargare lo spazio sulla palpebra mobile. È un pochino meno indicato per le persone con la palpebra mobile sporgente, perché ovviamente la mette un pochino in risalto. Nel caso in cui il vostro occhio è sporgente e rotondo, potete applicare lo stesso illuminante nella zona interna. Con l'illuminante più intenso, il numero 03, vado ad incorniciare leggermente la palpebra inferiore. Utilizzando lo stesso ombretto nero, però bagnato, vado a creare la mia linea di eyeliner. Vado ad applicare il mascara sulle mie ciglia. Vado ad applicare la terra, il numero 04, ovviamente sotto lo zigomo. Se volete un effetto più sfumato, vi consiglio di utilizzare questo pennello, che è il numero 02. Altrimenti, se preferite un effetto più deciso, sicuramente andrà benissimo il nuovo numero 12. Questa volta al posto del blush voglio utilizzare un rossetto. Vado a sporcare il mio pennello con il rossetto numero 05 e lo vado ad applicare sulle mie gote. Questo tipo di applicazione permette di avere le guance con un'applicazione molto più morbida e un po' più luminosa, quindi possiamo ricreare grazie a questo passaggio un classico blush in crema. Vado ad applicare sul mio zigomo un colore perfetto per la mia modella, che è il numero 03 della serie degli illuminanti, e lo vado a sfumare con l'altro lato libero del pennello. Sto usando il pennello numero 12. Vado a sporcare le mie labbra con il rossetto numero 08, creando così un effetto un pochino nude, leggermente più intenso. Non voglio creare un effetto troppo coprente e anche troppo intenso, quindi vado a sfumare il rossetto che ho applicato con il pennellino da precisione con un pennellino rotondo pulito. Così facendo abbiamo soltanto aumentato l'intensità del pigmento naturale delle labbra. Con questo il look è finito. Se lo volete rendere un pochino più drammatico, un pochino più serale, potete semplicemente accentuare un po' di più il rossetto e utilizzare un pizzico di illuminante in più.